avevamo visto qual era l'andamento dei consumi, dove erano le varie criticità, e poi ci siamo detti di sensibilizzare un po' gli autisti per quanto riguarda l'utilizzo dei mezzi. Quello che io ho fatto è vedere dopo un mese di attività cos'è che è successo. Questi sono i risultati, quindi in generale c'è stato un incremento del cruise control del 14%. L'idem vale per il predittivo. Mediamente su tutte le macchine, quindi facendo la media, l'utilizzo del predittivo è aumentato parecchio, quindi parliamo di un incremento del 48%. In generale, quindi, poi andando a vedere quello che è il discorso dei consumi, c'è stato questo incremento, quindi un risparmio del 4%, che poi parliamo di circa 150 metri al litro. Il risparmio che abbiamo ottenuto era un obiettivo che ci eravamo posti, quindi era quanto più auspicabile. Il fatto che l'abbiamo raggiunto è sicuramente di soddisfazione per l'azienda. Ho trovato le persone molto coinvolte durante il corso e quindi mi aspettavo un risultato in linea forse con quello che c'è stato. E la maggior parte degli autisti sono rimasti contenti, quindi, e tra l'altro, ecco, su certe situazioni scatta quasi una competizione e la richiesta per sapere i risultati, per vedere appunto chi ha fatto meglio, chi è rimasto più indietro, però con interesse e con voglia di miglioramento. Quindi questo è stato, ripeto, molto positivo, ma anche per il fatto stesso che noi abbiamo anche autisti un po' più avanti con l'età, quindi ottimi autisti, ma magari un po' più indietro con la tecnologia. Quindi capire come funziona e quello che può dare un mezzo, secondo me è una cosa importantissima, perché oggi il risparmio di carburante è importante sia sul lato economico, perché impatta tantissimo sul bilancio dell'azienda, e sul discorso delle emissioni, anche perché noi ci stiamo trasformando in azienda benefit e le emissioni di CO2 sono una delle cose fondamentali.